Salve amiche e amici, ricominciamo a commentare il TG, questa volta lo faccio registrando perché mi sembra che i live non li carica più Spreaker. Letta sta dicendo che bisogna evitare che la crescita non coinvolga l'occupazione. Io mi preoccupo dell'occupazione di chi? Perché fino adesso abbiamo avuto troppi faccendieri e troppa gente occupata in Italia. Quello è stato il nostro vero problema. Fiducia che è tornata. Una fiducia in disdeletta figlia della stabilità, punto di riferimento essenziale anche per il Poi prima non ho potuto iniziare a registrare il mio commentario al TG, però Berlusconi sta ancora in giro a fare politica. Ancora non si decidono se può fare politica, magari dagli arresti domiciliari, o non lo può fare, magari dal carcere. Poi dicono che deve fare aiuti comunitari. Ecco, già si deve aiutare lui perché non è riuscito a farsi passare nessuna legge ad persona, ma come può aiutare qualcun altro? Lui è drogato, sì, di potere. L'obiettivo dichiarato di cavalcare la timida ripresa della nostra economia. La timida ripresa dell'economia, ma il paese riprenderà. Compenso per i manager pubblici. Ritorno più critico che mai, forse più acido, dopo circa magari un mese che non ho più potuto caricare nulla in Spreaker. Imprese, un mio amico su Facebook mi ha detto, che vive nel Lazio, che un mucchio di imprenditori si suicidano tutti i giorni. Nella RAI quello già non lo dicono più, non fa notizia. Solo quello che dicono i politici. Ma fin quando li dobbiamo soffrire i politici? E poi il Movimento 5 Stelle, che ha fatto? Per il momento? Io mi aspettavo una rivoluzione grillina, invece non è che saltano molto questi grillini. Per le spiagge fino al 15 settembre. Per le imprese invece credito agevolato per investimenti non solo in macchinari ma anche in tecnologia. Addio alla conciliazione obbligatoria. Infine arrivano 150 milioni per riqualificare e mettere in sicurezza le scuole. La riforma del Porcellum ha il sapore della farsa, della commedia all'italiana, lo dice sul suo blog Beppe Grillo, annunciando che da settembre il Movimento 5 Stelle discuterà online la proposta di una nuova legge. Io una proposta ce l'ho. Che è una condanna di Bruxelles. O voi che mi ascoltate. Letta si è Raccogliete firme. Fondate un movimento, Santen Chan, così come si chiama il mio canale, e poi votatemi segretario generale, che io ritorno. Giudice Esposito al quotidiano Il Mattino. Il ministro della giustizia Cancellieri ha dato mandato all'ispettorato di via Arenula, sede appunto del ministero, di effettuare approfondimenti su questa vicenda. Ecco il killer di Saronno. Gli inquirenti hanno diffuso i fotogrammi ripresi dalla telecamera all'interno della gioielleria rapinata lo scorso 3 agosto. La titolare è uccisa a calci e pugni. C'è un numero verde per le segnalazioni, come ci riferisce in questo servizio Roberto Pacchetti. È l'uomo che ha ucciso con violenza Mariangela Granomelli, carnagione chiara, maglietta verde, il colore modificato perché il filmato era in bianco e nero, bermuda a quadretti, una borsa a tracolla. La procura di Busto Arsizio ha deciso di diffondere le immagini per provare ad arrivare a una identificazione dell'uomo che ha aggredito e ucciso la negoziante di Saronno sabato scorso. I fotogrammi estrapolati dal filmato delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso tutta la sequenza, sono stati elaborati dai RIS di Parma. La qualità è piuttosto scadente, i contorni non sono chiari e definiti. L'impianto di sicurezza era vecchio. Le foto sono state già mostrate ai familiari di Mariangela, agli amici e anche ai commercianti della zona. Nessuno finora ha riconosciuto l'uomo che con un colpo alla testa ha ucciso la donna e poi si è accanito con calci e pugni quando era ormai a terra dietro al bancone della bigiotteria. La scelta è stata ponderata a lungo, c'è cioè il rischio di scatenare una caccia all'uomo con segnalazioni a raffica e tutte da verificare. In ogni caso, chi pensa di avere informazioni Allora che? Preferiscono non verificare? Per far scappare un criminale? Cosa da pazzi? Che rischio, no? Poi chi l'arresta? Cinesche abbassate per 2 ore, ha deciso il comune. Ci stanno ammazzando tutti, lentamente, uno a uno. Di fronte al Vergogna. Angela è stata massacrata. Una fiammata da una bombola di gas all'interno di un piccolo stabilimento sulla spiaggia nel litorale di Tarquinia, non lontano da Roma. Due i feriti, Flavia Lorenzoni.
spiaggia di Sant'Agostino, a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Si avvicina l'ora di pranzo e si lavora nella cucina di questo stabilimento balneare. Una donna romena di 50 anni... Avevano pensato di servire del pesce, poi invece è saltata carne brasata. Si ammassa invece i due addetti alla cucina, urlano, scappano fuori, chiedono aiuto. C'è una signora che tossiva così, c'era intossicata, penso, e un ragazzo che c'era tutta una schiena ustionata. La proprietaria del locale è lì. Carne abbrassata, il ragazzo ci ha avuto la schiena come la porchetta. Arrivano 5 squadre. Non c'è fumo, non c'è stata esplosione, tanto che i bagnanti non si accorgono di nulla, se non quando arrivano i soccorsi. E dopo che è arrivato l'elicottero abbiamo visto i pompieri, l'ambulanza, i carabinieri e siamo corsi tutti lì. All'origine dell'incidente potrebbe esserci una fuga di gas da questo bombolone di GPL, gas che potrebbe aver innescato la fiammata. Il caso di Yara Gambirasio, fermato a Bergamo, un uomo con problemi psichici sarebbe l'autore della lettera nella quale si autoaccusava del delitto. Elena Scarrone. Sono stato frainteso, non sono io l'assassino, volevo solo attirare l'attenzione di chi indaga su un fatto che riguarda l'omicidio di Yara Gambirasio. Domenico De Simone, 60 anni, originario di Cosenza, ma residente a Bergamo. Dice, scusate, non sono un assassino, sono una testa di cazzo, scrivo lettere a cacchio. Ma va bene, interrogatorio in questura di aver sentito parlare due donne nel pronto soccorso di Ponte San Pietro, un paese vicino a Brembate, che dicevano Yara ha perso un braccialetto. Sarebbe questo il fatto che Mario, così si firmava De Simone, voleva riferire agli investigatori. Fu un racconto poco lucido, senza alcun riscontro, di nessuna utilità per le indagini, spiegano gli inquirenti. Domenico De Simone, ex collaboratore di... Poro Domenico. Una testa di cacchio. ...anche il municipio di Bergamo per la fine del programma di protezione. Negli ultimi giorni era stata individuata la cabina telefonica dalla quale De Simone aveva fatto alcune telefonate anonime e dove gli agenti della questura lo hanno aspettato e fermato oggi. È di fronte... Ma sempre alla stessa cabina. Dove era andato... Si vede che non gli era visto. Per parlare con i giornalisti affermando di essere lui l'autore dei messaggi anonimi. Ora rischia una denuncia per procurato allarme. La Siria ogni giorno di più terra di nessuno, ma si apre qualche spiraglio sulla sorte. Lì si lamentano contro i politici, non fanno mica che il vaffanculo dei e poi le altre cacciatine. Perché poi Bottiglione questo non è stato originale, da quando è iniziato a farlo il vaffanculo dei? Perché Giorgio Giacardi non faceva anche lui lo stesso? Fangala, fangala, Andriotti, fangala, Cirino Comicino, fangala. E quindi, cioè, non c'è niente il vaffanculo. Guardate come fanno in Siria per protestare contro il Presidente e tutti i ministri e tutte quelle cose lì. Razza dei gruppi ribelli sarebbe impegnato per il rilascio di questi due vescovi spariti ad aprile, il siro ortodosso Mar Gregorios Ioanna Ibrahim e il greco ortodosso Buros al-Yazighi. Nessuna conferma da parte della Farnesina, brancoliamo abbastanza nel buio, ha detto il ministro degli esteri Bonino, che qualche elemento di moderato ottimismo conferma invece per la vicenda dell'altro italiano scomparso in Siria, il giornalista della Stampa Domenico Quirico, che secondo i nostri servizi di intelligence sarebbe a questo punto nelle mani non di combattenti di matrice religiosa, ma di comuni criminali. In generale rende la trattativa, diciamo, più... Ecco Bonino, cerca di salvare queste persone così come non hai saputo tutelare una bambina e la sua madre. Stupisce ancora, parla l'uomo che ha ricevuto la telefonata del pontefice e oggi una visita a sorpresa in Vaticano. Giulia Palmieri. Una visita a sorpresa nella falegnameria del Vaticano, una telefonata in attesa al fratello di un uomo ucciso. Papa Bergoglio non smette di stupire. Stamattina si è presentato alla cittadella industriale vaticana senza preavviso. Voleva salutare gli operai. Di quel momento restano questi scatti e l'emozione di chi gli ha stretto la mano. Forse è la stessa provata da Michele quando ha ricevuto quella telefonata. Ho visto queste chiamate da un numero privato il giorno precedente, poi mi è richiamato appunto mercoledì e niente, era lui. Una presentazione semplice, diretta, senza intermediari né segretari. Ci
Ciao Michele, sono Papa Francesco, lì sono rimasto... Pensava fosse uno scherzo, ma quando quella voce gentile gli ha parlato della lettera, Michele ha capito. Era tutto vero. Nessun altro sapeva che gli avesse scritto, che avesse messo i tanti dolori della sua famiglia nero su bianco per confidarli al pontefice. Anche l'ultimo, terribile, dopo la morte del fratello, Andrea, ucciso a giugno da due balordi in una strada di Pesaro. Ho chiesto appunto se poteva anche chiamare mia mamma, perché fra tutti quanti quella che soffre... di più di tutta questa tragedia. E quella telefonata alla signora Rosi è già arrivata. Gli effetti della crisi aumentano i reati di criminalità economica come usura e riciclaggio. Un italiano su quattro nell'ultimo anno si è rivolto ad un compro oro. E lo Stato non fa niente, ma com'è possibile? Non gli interessa più l'oro. E le notizie di chi c'ha bisogno, chi non c'ha bisogno. Quindi non solo persone... indigenti, ma anche gente normale. Adesso sì. Insomma, dai benestanti a chi magari ha più bisogno, insomma, di monetizzare. C'è chi impegna i preziosi di famiglia per arrivare a fine mese, chi per pagarsi gli studi o le vacanze. Questo spiega il successo di questi moderni banchi dei pegni. Ogni giorno ne aprono di nuovi, mentre tutto attorno gli altri esercizi commerciali falliscono. Un affare d'oro, appunto, da quando la quotazione del lingotto è passata dai 9 euro al grammo del 2001 agli attuali 31,50 euro. E naturalmente c'è chi ci specula, qui si compra a 20 euro. Non è tutto oro quello che luccica tra i tanti negozi che operano onestamente, la Guardia di Finanza ne ha scoperti a decine che invece funzionano da centrali di riciclaggio per oggetti rubati. Viene chiunque, qui viene lo zingaro, trova l'oggetto, viene la signora, tante persone in difficoltà. Per aprire un compro oro basta una fedina penale pulita, non si sa nemmeno quanti siano in Italia, 7.000 oppure 12.000, un albo e leggi più severe renderebbero più facile il lavoro dei finanzieri. Poi tessonano il Rolex d'oro e lo fondono. In Lombardia, operazione della Guardia di Finanza, immagini dall'elicottero, scoperta anche una piantagione di droga. Giacinto Pinto. Nel Comasco i finanzieri del reparto aeronavale hanno scoperto questo cimitero di lamiere abbandonate, dannose per la salute e per l'ambiente. È solo l'ultima delle discariche abusive scoperte in Lombardia, un business criminale da decine di milioni di euro. Poi dicono che è la mafia del sud. Anche a nord c'è la mafia, ma mafia del nord, non originaria del sud. È un'area di 17.000 metri quadrati. Se no, gli industriali del nord non andrebbero a famiglie del sud a buttare lo sporco, vanno a famiglie magari leghiste, chissà. Si cerca di non smaltire le cose in maniera legale, ma si cerca di tenere le più possibile o magari interrandole. I traffici illegali a ridosso dei laghi lombardi. Poi le fabbriche non sono mai punite perché sennò devono chiudere. Tante che crescono indisturbate, lontane da occhi indiscreti. E in questo campo la finanza ha individuato piantagioni di canapa indiana. Terremoto all'Aquila, il sisma non si poteva prevedere e nella zona non ci fu alcun aumento del livello di gas radon, lo afferma uno studio dell'Università del Capoluogo Abruzzese, e verrebbero smentite le teorie avanzate subito dopo il sisma del 6 aprile del 2009. Per Renzo Boschi, ex presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica, è la fine delle polemiche sulla prevedibilità del terremoto. Dagli Stati Uniti la storia di un 18enne colombiano ucciso da un poliziotto con la famigerata pistola elettrica, il taser. Stava disegnando graffiti su un muro di Miami, la corrispondente Giovanna Botteri. Nelle strade di Miami lo conoscevano come Riffa, l'artista. Tiago gli faceva da palo mentre dipingeva anche l'altra sera, quando all'improvviso la polizia li ha scoperti. E Israel Hernandez, 18 anni, è stato ucciso dalla scarica elettrica del teaser. Il suo cuore si è fermato e con lui quello di... La chiamano pistola elettrica perché è pericolosa, se no non sarebbe una pistola. Trovo la forza nella mia speranza per la giustizia. Siamo in un paese che difende i diritti dell'uomo, un paese che è esempio per tutte quelle nazioni che usano la forza in modo eccessivo. Esattamente quello che è successo a mio figlio. Dopo averlo ucciso. Ma se è latinoamericano, non gli frega un cazzo a nessuno. È stato brutale, un ragazzino della mia taglia e 30 poliziotti su di lui. La polizia sostiene che il 18enne ha fatto resistenza, che l'hanno dovuto colpire per neutralizzarlo, ma la sorella racconta un'altra verità.
He was an amazing artist, a era un artista straordinario. Una volta che è morto non frega niente a nessuno. Uccidere qualcuno per le cose che ama. To end his life for something he loved. Ma in America sono molto razzisti, in Nord America. Il museo di Miami aveva già preso i suoi disegni. Morire a 18